Portate i soldi. Portate i soldi. Niente sbirri. Niente sbirri. Qui ci sono gli Alien Cat. 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 Ed eccoci qua. E siamo di nuovo qua. Seconda puntata di Alien Lab. Ecco fatto. Siamo ancora qui, pensa, anche questo martedì, perché ci avevano detto: mi raccomando, non fate più dirette. Noi invece abbiamo insistito e siamo ancora qua. Oh, questa mi era sfuggita. Chi è che l'ha detto? Non lo so, così. Sai che c'è gente che parla così. Vabbè. Però, a proposito di persone, volevo scusarmi moralmente, proprio fisicamente. Con chi? Con le persone che io stesso non ho ringraziato la scorsa volta per gli abbonamenti. Sono andato a rivedermi la diretta ed effettivamente non ho ringraziato come hai fatto tu. E sì, no, ma infatti ringrazio. Ci siamo già scusati alla fine della diretta per non aver potuto seguire, insomma, tutto il, come si dice, il processo di abbonamenti avvenuto già dall'inizio della diretta. Esatto. Però sapete, noi siamo più concentrati al contenuto da offrirvi, quindi esatto, apprezzate solo quello. Come potete ben vedere, siamo già orfani di Siska, perché già alla seconda diretta già latita. Però l'avevamo detto, l'avevamo preannunciato che sarebbe mancato spesso, quindi molto spesso, però gli vogliamo bene uguale. Va facciamogli bene. Un grande applauso, così, che non parte, però va bene, ok. Va bene. Allora, salutiamo tutti gli amici del sito Viola e gli amici che ci stanno seguendo sul social WT. Noi siamo pronti per partire. No, sta cosa mi fa un po' ridere. Lo so, il nome mi fa ridere. Lo so, però Davide, purtroppo ci sono delle regole da seguire e noi le seguiamo. Va bene. Quando vogliamo, ci fa comodo, diciamo. Esatto. Comunque, amici, se siete qui è per un motivo ben preciso, ovvero quello di alzare il volume, perché sta per partire una nuova puntata di Alien Lab.
Allora, come vi avevamo detto, adesso noi incominceremo a dire le date in cui ci vedremo proprio in questo weekend. Partiamo col 28 di ottobre, spero di non sbagliare, e ci vediamo a Bellinzona in Svizzera al Woodstock. Poi dopo il 31, cioè la data di Halloween, ci vediamo a Malesco, che è in provincia di, momento che è lunga, Verbania, Cusio, Ossola. Quindi che la provincia, la targa è VB, però è in Piemonte. È Domodossola, però siccome Domodossola la conosco soltanto perché si dice di Domodossola. Esatto. Voi conoscevate Domodossola per qualcos'altro? O ci siete mai stati? Noi ci saremo il 31. Ci saremo il 31. Quindi ci vediamo lì il 31. E poi, per quelli proprio che hanno voglia di sapere altro, il 4 novembre saremo al Mirror a Marsaglia. Quindi ci vediamo in queste date. Preparatevi con le bandiere, le casse in alto. E come sempre, sempre su la mano. Vai! Sento le mani. Che viaggio è?
Allora facciamo così, iniziamo a salutare le persone che ci stanno seguendo in queste due nuove piattaforme. So che piattaforme non si può dire, Davide, lo so che ti sto purtroppo dando fastidio con queste cose, però purtroppo devo dirle perché non ho altri nomi a cui dargli, quindi a cui dargli. Sentiamo qua l'italiano che va alla grande. Salutiamo Lilith, DJ Alex, Ricciola, poi DJ Ruboss, Silvia, Total Adria, Danny Deck, grande DJ Ruboss, sempre numero uno. Poi salutiamo Merete, Marco Roccia, DJ Alex e poi Rosalvo. Passiamo su doppio T e abbiamo Why Not, Alice e poi dopo c'è pure Kat, Alessio, Fruz, Marco e poi abbiamo Jasmine e poi abbiamo sempre Marco. E quindi adesso mi sto confondendo qua. Allora signori, troppe cose da fare e allora adesso mi devo resettare un attimo. Davide, mette un altro disco, sei pronto tu? Prontissimo come sempre. Alien Lab, musica che sposta. Vado a vedere se ci sono altri messaggi vocali, vediamo un po', c'è anche Danny Deck, sentiamo cosa dice. Ciao ragazzi, questa sera siamo dai cuginetti, li stiamo allevando bene, li stiamo crescendo con la musica giusta e naturalmente siamo con voi, Alien Lab, musica che sposta. Benissimo, yeah. Questo è importantissimo, diffondete musica che sposta già da piccoli, perché così vengono raddrizzati e non, soprattutto non diventano trapper. Fabio, che succede? Tutto a posto? Sei... Adesso, no, no, adesso ti spiego, Davide, perché allora tu sai benissimo la mia condizione psichica che a volte defetta. Quindi sì, vabbè, questo ormai lo sanno tutti. Però il problema è che quando devo fare troppe cose e poi mi incarto e succedono cose, ma voi non ci farete caso, perché capito? Perché? Perché tu? Perché io? Hai? Hai? L'intelligenza artificiale. Esatto. Bravissimo, dicono tutti così. Va bene. Alien Lab! Tanto ci vuole quella cassa che ti arriva nel telefono, ti prende e ti mette con la faccia sullo schermo, con l'orecchio
te la stimola. Non ho capito. Nemmeno io. Ciao Pasquale, ciao Steffi, ciao Cristina, ciao Federico, ciao Why Not, ciao la banda di TikTok, ci siamo! Mandiamo qualche altra nota vocale che è arrivata. Ovviamente non le sto ascoltando perché ci sono tante altre cose da fare, ma nel frattempo vi ringraziamo veramente per le note vocali che state mandando. Anzi, vi do un consiglio che ovviamente serve sempre. Allora, vi lasciamo il numero WhatsApp proprio qui sotto da qualche parte e dovete mandare una nota vocale dicendo: nuovo remix. Noi le aspettiamo, la migliore poi verrà mandata in onda in base a quello che sceglieremo di fare. Anche se già l'avete capito, vabbè, comunque non ho trovato metodi alternativi per dirlo. Mandiamo la nota vocale e poi parti, vai. Non c'è Stefano, ma io comunque saluto la regia. Baci baci. Anche noi salutiamo la regia e vai così! Ce le fate vedere un po' di mani in chat, un po' di casino, quello vero, quello che solo la federazione sa fare. Tutti insieme, 3, 2, 1. Adesso Five, go!
Allora ragazzi, devo essere onesto con voi, sto perdendo 8 kg, tutti quelli che ho perso durante l'estate per gestire tutto. Davide, io non vedo l'ora che ritorni Siska, perché veramente è una situazione veramente catartica. Ringraziamo chi sta mandando le note vocali. Non ho capito che cazzo hai detto. Com'è? Hai detto capà? Catartica, Davide. Va bene. Allora, ringraziamo tutti quelli che stanno mandando le note vocali qui su WhatsApp, al numero che sapete voi quando andrà in qui in diretta. Ma ringraziamo Christian, Dario, Davi, Giovanni, Federico, Eros, Alessio, Massimo, Evelyn, Danny, Jolly Mask. Grazie Jolly Mask. Perché lui si lamenta sempre, allora lo ringraziamo così. Ciao, dai! Pronti? A fare casino tutti insieme! Disturbo. Ti faccio.
disturbo. Con le mani a destra e a sinistra possiamo farlo anche se siamo a casa. Provateci, vedete un po'. Ancora sento il fiato sul collo. Al mio ego mancano viti proprio come un robot. Sono in prima classe sopra un volo che non decolla. Dietro sempre una pistola pesa più di un iPhone. Ci sono almeno mille modi per farti felice. Sai che non ne conosco uno. Un cuore pieno di macchie toglierò e farò dei graffi sopra quel murale. Spero, sai che ho lasciato la nostra iniziale lassù. Io ti ammazzo solo perché parli con lei. Voglio te, every day. E divento pazza se non so dove sei. Voglio te, voglio te, voglio te. Tu mi ammazzi solo perché parlo con lei. Voglio te, voglio te. Alla faccia Lugaz. Alla faccia Lugaz. Song remix. Ma state zitto, va. Ma così era per non perdere l'abitudine. Siccome l'anno scorso ogni messaggio vocale suo veniva trattato di merda, allora anche quest'anno, questa stagione, dobbiamo continuare la tradizione. Non ti offendere. Poi abbiamo Federico che ci dice, vediamo, vai Isca, appena torni facciamo i conti. Appunto, nuovo remix. Quando torni farai un po' di conti con gli amici della federazione. Intanto io saluto Jorge, Rebbe Mick, Evelyn, Int Nick, Ceres 84, Ain Federico, anche Totaldrea, Roberto 82, Steffi, Sfunna, Boon DJ, Steven, Sam Game, Jorge, Roberto, l'ho già detto, Vincenzo, Jessica e l'ultimo... Ti faccio un... Oh,
Qualcuno che bussa, Fabio? Vado ad aprire. C'è qualcuno che bussa, Fabio!
Dave. Allora, io volevo attuare una mini polemica, perché io sembra che non vedo le cose, ma poi le vedo, le percepisco, le analizzo, le trasformo e ve le dico. Iniziamo bene. Dai, e non so in questo passaggio cosa si va a perdere o a trasformare, però ve lo dico. Dai. Allora, ci sono persone, Davide, che sulla piattaforma, quella lì, sul profilo WT, si lamentano di due cose. Sì. Innanzitutto del mancato stipendio, cosa che non dobbiamo elargire, però vabbè. Comunque, sì, non ho capito il mancato. Cioè, c'è gente che richiede con veemenza, con forza, il suo stipendio. Non so bene di cosa, quindi noi vi regaliamo il nostro amore, il nostro affetto, le vostre casse, già vi dovrebbe bastare. Quindi sembra giusto, è un buon compromesso. Poi, carissimo, c'è gente che dice che io sia vecchio, che mi stia reggendo al mixer perché non ho le forze necessarie per affrontare questa diretta. Fabio, signori, non è solo qualcuno che lo dice. Chi è? Sono tanti che lo dicono. Tante persone che lo dicono? Sì. Quindi dovrò fare la lotta con tante persone? No, ma il fatto è che lo dici tu stesso anche. Ah, ok. Dabbè, quando mi conviene. Quando ti conviene. Ovviamente io lo dico sempre nelle discussioni, tipo ricordati sempre che io ho 40 anni. Sono più grande di te. Ah, quando arriverai tu a 40 anni, poi vedremo. Insomma, esatto, vabbè. Tutte queste cose. Vabbè. Mentre quando andiamo a fare le serate dico sempre che ho 10 anni in meno, così me la gioco in maniera molto sportiveggiante. Per esempio adesso ha detto che ha 40 anni, esatto, e non è vero, perché non li ha ancora fatti. Però ce l'ho 39, però fa sempre, cioè 39 è un'età un po' così. Sì, diciamo è meglio arrotondare, perché suona male 39, meglio 40. Bruttissimo, una cosa veramente oscena. Allora Davide, io non so se tu vuoi farmi fare questa cosa, ma io rimanderei a questo punto, visto che secondo me non rimandiamo. No, perché io ho scelto una cosa bellissima per te. Non vedo l'ora. Veramente l'avevo già scelta quest'estate. Cioè, mi è capitata sotto mano, ho detto: porco cane, questo è bellissimo. Questo è per Fabio Bolle. Ho avuto un'esibizione. Ho avuto paura sul porco. Però va bene. Però, insomma, questa cosa volevo farla anche ascoltare ai nostri amici in federazione. Sì. Perché, insomma, anche il testo merita. E sono sicuro che molti di loro, se non tutti, sono d'accordo. Okay. Con il testo di questa canzone, però verrà valorizzato dal tuo ballo. Sì, però volevo dire una cosa, io adesso mi hai colto impreparato e addirittura è un po' come se mi fossi dato la zappa sui piedi da solo, però e anche il piede di Davide da solo, però non è che sono molto pronto a fare questa cosa, quindi io chiedo gentilmente a tutti quanti se possiamo rinviare a giovedì, che alla fine è due giorni. Allora, cioè, scrivete voi se volete il balletto adesso oppure giovedì. Vi prego, signori, abbiate pietà di questo povero uomo che non si è preparato fisicamente. Dai, avete due secondi di tempo per scrivere la risposta, perché poi lui ha fretta e deve andare via. Il maestro Fabio Bolle non può aspettare. Vedete che mi volete. Aspetta, no cosa? O sì cosa? Balletto adesso sì, balletto giovedì no. Quindi vai. Vai, però non è che vale solo questo, dovresti vedere anche di là. Sì, sì, infatti guardo anche di là. Vado, capito, perché allora deve esibirsi. Tutti sì, ma niente Fabio, devi esibirti proprio adesso. Allora, voi non mi volete nemmeno un po' di bene, non avete nemmeno un po' di compassione per questo povero uomo. Non c'è compassione per il maestro Fabio Bolle, sempre pronto a tutto. Posso fare una cosa? No. Prima? Posso fare? No. Aspetta. Allora, ci vediamo il 28 ottobre a Bellinzona, in Svizzera. Ci vediamo al Woodstock, ok? Quindi noi iniziamo a mezzanotte e voi fatevi trovare lì. Poi ad Halloween. Ad Halloween ci vediamo a Malesco, in provincia di Domodossola, lì vicino comunque. Verbania, Ossola, perché comunque lì Domodossola, esatto, lì in provincia, quindi Malesco. Mega festa, mega tutto. E poi dopo, per i più grandi, quelli proprio i più fedelissimi, ci vediamo il 4 novembre al Mirror, in provincia di Pino, che sarebbe poi Marsaglia, che è Pino in provincia di Piemonte, Cuneo. In Sicilia quando venite di nuovo? Ma presto, quando presto ci chiamano? Presto, assolutamente presto. Comunque, niente, detto questo, volevo ringraziare come sempre tutti voi per essere qui con noi ogni martedì ed ogni giovedì. Queste sono le prime puntate di una lunghissima stagione, quindi vi aspettiamo sempre. Se volete essere aggiornati o avvisati del fatto di quando saremo in diretta, potete mandarci un messaggio anche su WhatsApp al nostro numero che apparirà
che noi ovviamente signori non risponderemo, perché io la mattina cioè, è tanto che mi ricordo come mi chiamo. Comunque alcuni rispondiamo. Scrivete magari anche che volete essere aggiornati, noi vi memorizzeremo e ogni volta che saremo in diretta vi arriverà un messaggio sul vostro numero di WhatsApp. Direi che abbiamo detto tutto, ovviamente vi ringraziamo sia voi che siete qui sul sito Viola, sia gli amici di Doppio T, ma comunque ho già capito che dovremmo trovare un nome alternativo, perché a Davide Doppio T non gli piace. No, fa veramente schifo. Allora troveremo un altro nome per quel social lì, che comunque detto vabbè, ok, ciao. E quindi volevo dire una cosa, però il mio cervello ha fatto così. Frenati. Stai calmo. Ok. Amici della federazione, vi lasciamo come sempre col disco da viaggio. Come in ogni puntata, ci vediamo alla prossima. Cioè giovedì. Grazie, ciao!